Mica sta scritto da nessuna parte che uno non deve essere geloso. Anch'io sono gelosa. Solo non bisogna lasciarsi prendere. Cioè, non bisogna lasciarsi prendere. Cioè, ma per il femmine è più facile, grazie, non si fa prendere. Perché voi siete stati sempre abituati a così. Cioè, andate sempre così, avanti, e vabbè, allora siete abituati. A noi no. A noi ci hanno sempre insegnato l'onore, questo, che l'altro, bisogna salvare la faccia, il corno, e queste cose. E uno si porta dietro. Cioè, come fanno a lasciare prendere? Pensa a queste cose e io sono ancora... Cioè, per femmine è più facile. No, ma allora non hai capito niente. Allora, da quando stiamo insieme, io ho sempre parlato al vento. Ma no, che c'entra? Cioè, io sto dicendo una cosa a me. Cioè, io sto cercando di far capire che non mi posso liberare questa... Cioè, secondo me, voi donne siete più... Noi donne? Tanto lo sapevo. Cosa noi donne? Calma, però. Cioè, ha detto solo voi donne siete più. Non mi fai continuare a parlare, già fa così. Allora, si diceva voi donne siete meno. Che facciamo? Mangiare? E sto cercando di me esprimere, di spiegare, non lo so. È evidente che proprio salta completamente l'idea del maschile contro Isi, no? Se uno pensa che fino a poco prima i maschi erano sordi, Manfredi, Gassman e Tognazzi, e c'era molto la figura o della donna fatale o della donna di cui innamorarsi perdutamente come figura angelica, mentre invece la grande novità dei film di Troisi sta nel fatto che queste donne sono completamente reali, sono forti, hanno dei caratteri più potenti. In qualche modo Troisi non le insegue, le segue.